pubblico e privato assieme per creare opportunità di lavoro. Presentato questa mattina il bando della seconda edizione di Hairs Mod New Talent, un percorso formativo rivolto ai ragazzi fra i 16 e i 25 anni, organizzato da Hairs Mod New Plan e patrocinato dal Comune di Napoli. Noi dobbiamo guardare al futuro pensando ai giovani, dobbiamo avere questo tipo di dovere, quindi insegnare un mestiere, la possibilità di imparare un mestiere a 360 gradi, che non è solo tecnico-artistico, ma che comprende la cultura, la storia, gli stage nei saloni e che possa preparare al 100% i ragazzi per il loro futuro. Metteremo nuovamente a disposizione 5 borse di studio per quei ragazzi, appunto, le cui famiglie non potrebbero permettersi un progetto di formazione. E durante la parte finale abbiamo sempre in programma di realizzare questo shooting fotografico attraverso la collaborazione con altre entità, quindi Associazione Piano Terra Onlus e Les Onlus, che appunto abbiamo creato questa armoniosa sinergia al fine di realizzare i calendari, in quanto i nostri ragazzi hanno acconciato le loro donne, rese modelle per un giorno. E la cosa fondamentale è che l'intero ricavato dalla vendita di questi calendari andrà in beneficenza a 3 destinatarie di borse di studio di queste associazioni che hanno mostrato particolare predisposizione al mondo della coiffure, appunto all'estetica, alla bellezza, e che realizzeranno il sogno di potersi istruire, quindi di poter studiare e restare in questa meravigliosa città. Il progetto comprende una parte orientata all'inclusione sociale, grazie alla collaborazione con l'associazione Piano Terra e la Onlus Less. Hanno partecipato a questo progetto, a questo corso di formazione in estetica, alla realizzazione poi del calendario, le nostre ragazze richiedenti asilo e rifugiate che fanno parte del progetto IARA. Per le nostre ragazze è di fondamentale importanza raggiungere l'autonomia attraverso quella che è l'indipendenza socio-economica, e noi puntiamo molto su questo. Il cuore di questo progetto è la parola etica, e intorno a questo principio abbiamo messo in campo un lavoro forte che ha visto insieme una collaborazione di un'azienda, del Comune di Napoli, di un'istituzione, e poi di associazioni. I giovani protagonisti nella loro voglia di diventare delle donne e degli uomini, dove la parola dignità diventa qualcosa di vero perché diventa lavoro, perché diventa solidarietà, perché diventa possibilità di prendersi cura del territorio. Sono orgogliosa quindi non soltanto di aver dimostrato che a costo zero per l'amministrazione, attraverso una grande parte interistituzionale, è possibile offrire ai ragazzi cose di qualità, ma soprattutto sono orgogliosa di aver illuminato, attraverso l'impegno del Comune di Napoli, delle realtà imprenditoriali e associative di così forte valore che mettono in campo per i giovani, non solo, progettualità molto molto interessanti.